In caserma raccontai, quando era in terra gli hanno tirato dei calci. A quel punto il carabiniere che stava verbalizzando mi chiese: signorina, ma lo vuole scrivere dei calci? E io: certo. E lui: non lo so, il verbale è suo. Lo ha raccontato una testimone ascoltata a Firenze al processo sul decesso di Riccardo Magherini, morto il 3 marzo 2014 mentre veniva arrestato dai carabinieri. Imputati sono 4 carabinieri e 2 volontari della Croce Rossa. Sono tutti accusati di omicidio colposo, un militare anche di percosse. La testimone, Sara Cassai, ha ricostruito quanto avvenne quella notte e poche ore dopo in caserma, quando i carabinieri la chiamarono per il verbale di sommarie informazioni. Mi dissero che ci sarebbe stata una direttissima perché Riccardo aveva rubato un cellulare, ha detto. Non mi dissero che era già morto. La testimone ha poi spiegato di non aver visto dei calci, ma dei movimenti tali da farmi ritenere che i carabinieri che stavano arrestando Magherini stessero dando calci. Ero rimasta impressionata dalla forza del ragazzo e da come nella prima parte i carabinieri avevano svolto il loro compito, ha detto ancora la teste. Vista la forza che aveva lui, pensai che magari gli avrebbero tirato un destro per fermarlo. Qualche giorno dopo, ha aggiunto, raccontai al babbo di Magherini come si erano svolti i fatti. Gli dissi che suo figlio aveva una forza incredibile e che i carabinieri non riuscivano a contenerlo e che quando lo avevano messo a terra gli avevano tirato dei calci.